bentrovati, nuovo appuntamento con il nostro palco elettorale. Quest'oggi con noi il dottor Mino Cannito, che è candidato sindaco per la città di Barletta. Bentrovato, dottor Cannito. Con lui naturalmente parleremo di quelle che sono le problematiche della città di Barletta, parleremo della sua candidatura, conosceremo meglio il dottor Cannito come uomo e come politico, il tutto in vista delle elezioni amministrative del 26 e 27 maggio. Ricordiamo che la città di Barletta è chiamata nuovamente al voto a seguito della caduta anticipata del sindaco Maffei, a seguito delle dimissioni di alcuni consiglieri comunali. Io partirei subito da quello che è uno dei diversi slogan che ha scelto il dottor Cannito in avvio di campagna elettorale: emergenza Barletta. Perché Barletta è in una situazione di emergenza, dottore? Abbiamo scelto questo titolo che è una metafora delle esigenze dei cittadini, in particolare della città di Barletta, perché Barletta è una condizione di emergenza, se facciamo riferimento all'emergenza sul lavoro, all'emergenza sulle fragilità sociali che coinvolgono molti cittadini e che è un problema molto importante, considerato che non si arriva, molte famiglie non arrivano al fine del mese per lo scarso stipendio, ma anche perché è aumentato il costo della vita. Quindi l'emergenza come metafora e come incitamento alla politica a fare di più e a fare meglio. Ecco, facevo riferimento poc'anzi alla situazione politica della città di Barletta. Si giunge da una caduta anticipata, da uno scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. Lei non ha fatto parte di quella amministrazione, l'ultima volta non si è candidato, quindi non è stato tra i banchi del Consiglio Comunale. Che idea si è fatto di questi 6 anni e mezzo di Maffei? Maffei ha avuto grandi opportunità per portare avanti, per risolvere i problemi della città. Purtroppo la coalizione non è stata di grande sostegno all'operato di Maffei e Maffei non è stato di grande sostegno all'operato della coalizione. Chi lo ha defenestrato è stato principalmente il suo partito. Questa è la cruda realtà. Quindi il Partito Democratico. Partito Democratico, che io già avevo individuato quale responsabile in precedenti miei interventi, avevo individuato quale responsabile dello stallo cittadino, perché ci sono delle forze all'interno del PD contrapposte che hanno instaurato nello stesso partito un clima di guerra fredda, per cui c'è grande contrapposizione, grande conflittualità, grandi esigenze di protagonismo, e questo a danno in realtà dell'intera città, perché ognuno di loro ha pensato a ritagliarsi una propria fetta di potere e questi poteri poi sono diventati conflittuali e non hanno portato a risolvere il problema della città. Maffei si è trovato schiacciato tra queste forze all'interno del suo partito, e che lo hanno di fatto paralizzato e che hanno condotto a morte questa amministrazione. Lei qualche settimana fa ha tenuto una conferenza stampa chiedendo a gran voce le primarie. Non le chiedeva soltanto lei le primarie, le chiedevano un po' tutte all'interno della coalizione di centro-sinistra. Le primarie non si faranno, il Partito Democratico ha deciso di imporre dall'alto Cascella. Rispetto a questo, lei come si può? Le primarie sono state considerate fino a poco tempo fa dal Partito Democratico quale uno strumento democratico di partecipazione che viene dal basso. Quindi sorpreso da questa... Sì, assolutamente questa sorpreso tanto, perché fino a qualche giorno fa il Partito Democratico esaltava questo processo democratico di formazione di una coalizione, di formazione di un protagonista della politica, quale doveva essere il sindaco, unanimemente individuato all'interno di una coalizione attraverso le primarie. Primarie che si tengono dappertutto, ieri a Roma si sono tenute le primarie e quindi è stata una partecipazione democratica che ha scelto il candidato alle primarie del Partito Democratico. Barletta no. Non lo abbiamo capito perché.
Non abbiamo capito nemmeno perché c'è stata l'imposizione all'alto da parte di determinati soggetti politici che, sui quali c'è tutto da dire. Provo a fare un'analisi, se mi è consentito. Intanto Barletta non ha capacità, non ha una classe politica capace di decidere questo processo democratico di nomina, che sono le primarie. Perché San Ferdinando, che è la città, il patrono che è San Ferdinando, detta legge nella del centro-sinistra. Boccia, che è di Biceglie, detta legge sul centro-sinistra. Silvestris e Amoruso dettano legge su chi deve fare il candidato del centro-destra. Poi arriva Fitto e dice no, non comanda più Silvestris e Amoruso, ma comando io e quindi impone Alfarani. Poi arriva Boccia, sempre da Biceglie, che dice il candidato deve essere Cascella. Quindi, come vedete, proprio Barletta completamente spogliata da questa capacità decisionale che si sarebbe realizzata attraverso le primarie. E nominano Cascella, persona di grande prestigio, che per la verità io non conosco personalmente, che viene calato dall'alto come salvatore della patria. In realtà gli stessi barlettani hanno auspicato questa scelta, alcuni barlettani quali. Cascella è voluto da quella parte della sinistra di estrazione comunista che ancora vive ed è in preda ancora a quel delirio onirico di presunta superiorità politica, morale, culturale e forse anche antropologica di determinati soggetti, per vedere una sparuta minoranza. Ed è voluto da quella parte radical chic della città, lontana mille miglia dal popolo, che spesso si arroga il diritto di concedere grazie, di legittimare investiture, di comminare castighi e che ha scelto Cascella perché tutti gli altri sono sporchi, mentre Cascella dovrebbe rappresentare l'elemento unificante, l'elemento moralizzatore della classe politica barlettana. Io dissento da questo modo di pensare perché mi reputo in maniera molto, diciamo, serena, uguale all'operato morale di Cascella, per cui lo posso dire a gran voce quello che ho detto in altre circostanze, io non ho cambiali elettorali da pagare, sono un uomo libero, non ho debiti di riconoscenza nei confronti di nessuno, ho sempre lavorato per il bene comune, ne riprova il fatto che da quando ero giovane sono stato sempre eletto consigliere comunale e non ho mai avuto un avviso di garanzia e sfido Cascella e tutti gli altri candidati sindaci ad un incontro pubblico dove si possa confrontare non soltanto sui temi della città ma anche sul proprio vissuto di coerenza politica, di operato politico e di lavoro politico per la collettività. Mi risulta che se Alfarano è stato messo da Fitto, se Cascella è stato messo da altri ed è stato imposto, bisogna risalire un pochino all'opera al vissuto individuale e credo che io non abbia avuto spinte o raccomandazioni di sorta o abbia fatto parte di apparati. Io sono quello che sono perché lo sono. Se è vero che gli uomini sono quelli che hanno fatto e non quello che dicono, io sono uno di quelli che conosce il territorio, che conosce i problemi della gente, perché io li vivo tutti i giorni i problemi della gente, perché il mio lavoro mi pone di fronte a questa situazione. Il pronto soccorso è un luogo di frontiera dove non soltanto si scaricano i problemi della sanità e i problemi della salute degli individui in forma acuta, ma si scaricano anche il luogo di tensioni sociali, di incontri di problemi sociali, incontro di sofferenza, di indigenza. Quindi conosco bene i problemi della gente e credo che nessun altro, ma lo dico proprio con assoluta serietà, con grande umiltà, credo che
altri non possono conoscere i problemi della città come li conosco io. Non è autoreferenzialità, non è presunzione. Io ho fatto 30 anni di Croce Rossa, di presidente di Croce Rossa, e quindi conosco i problemi della città che non appaiono, perché c'è gente che ha dignità della propria miseria e non la manifesta pubblicamente proprio perché ha dignità della propria miseria. Io conosco queste situazioni. Per cui il mio impegno come candidato sindaco, come sindaco, qualora avessi questa grande responsabilità, sarà quella di attenzionare soprattutto questi problemi, soprattutto di cercare di porre rimedio alla fragilità sociale che è dominante nella nostra città. Poi ci sono altri problemi che vorrei affrontare. Ci andremo a elencare più tardi. C'è un altro aspetto da evidenziare, che lei rispetto ad altri ha continuato per la sua strada, era da tempo al lavoro, aveva i motori accesi, insomma di quelli che volevano presentarsi alle primarie sono rimasti in campo solamente Carnito e Tupputi come candidati alla carica di sindaco. Io non so se Tupputi ritornerà sui suoi passi e rientrerà nel Partito Democratico, tra l'altro io è vero che non si parla dei problemi di casa altrui, ma in realtà questi problemi, quando coinvolgono l'intera città, di questi problemi se ne parla. C'è una grande conflittualità interna, perché in realtà non ho problemi a dire che le primarie non sono state volute perché si temeva che le vincesse un determinato soggetto forte all'interno del PD, con il quale io mi sentivo in competizione, perché c'era questo confronto che potevo vincere o che potevo perdere. Comunque, se le primarie sono considerate uno strumento di democrazia, bisognava tenersi al responso della democrazia. Se avesse vinto, tanto per il nome Caracciolo, faccio il nome e il cognome, io avrei sostenuto Caracciolo. Se avesse partecipato alle primarie Cascella e le avesse vinte, io avrei sostenuto, da persona diciamo coerente quale sono, avrei sostenuto tranquillamente Cascella. Per cui non aver fatto le primarie è stato un atto diciamo sconsiderato, perché invece di unire la candidatura di Cascella, invece di unire, divide. È vero che intorno a Cascella ci sono quelle persone delle quali parlavo prima, che si arrogano il diritto, quelle cosiddette dalla sinistra al caviale, tanto per intenderci, che sono dei contenitori vuoti. Io proprio faccio la provocazione perché la voglio fare. Perché fare il nome di un movimento è molto facile. Il problema è che bisogna dare gli uomini a quel movimento, bisogna dare gli uomini e alle donne a quel movimento, perché quel movimento porti avanti il suo pensiero politico. Né il pensiero politico può essere portato soltanto da una persona. In un contesto politico di questo genere, dove c'è la competizione, quindi c'è necessità di dare consenso, per cui il consenso di una sola persona non serve a nulla. Quindi, diciamo, sono rimasto solo per una forma di coerenza e di coraggio e di sfida, perché sono consapevole della mia coerenza politica. Storicamente socialista? Storicamente dell'area del Partito Socialista, storicamente del Partito Socialista, che non ho mai abbandonato, perché ritengo che il Partito Socialista abbia svolto una funzione sociale e politica molto importante nella nostra nazione, nel nostro paese, se è vero come è vero che Norberto Bobbio dice che ancora il socialismo è un'aspirazione del genere umano, per cui di socialismo ce n'è ancora bisogno. Ma a parte questo, mi sembrava veramente da codardi abbandonare questa impostazione di coerenza. Per me sarebbe stato molto più facile dire va bene, aderiamo come delle pecore all'imposizione del PD e alla scelta del PD, della scelta secondo me non unificante del PD. Sarebbe stato molto più facile,
tra l'altro fare il sindaco in queste condizioni, dove c'è un patto di stabilità da rispettare, dove non c'è lavoro, dove ci sono soltanto grandi responsabilità, dove c'è soltanto grande lavoro da fare, diciamo, soltanto un folle potrebbe accettare questa nomina di sindaco, con i cittadini che chiedono molto al sindaco e alla politica, in un momento nel quale la politica ha perso grande, molto della sua credibilità, per cui il compito del sindaco è quello anche di recuperare credibilità alla politica, e questo lo si può fare se c'è un'attività politica amministrativa di trasparenza. Ecco perché io ho inserito nel mio programma anche la diretta streaming della giunta comunale, perché i cittadini sono abituati a pensare al consiglio comunale, ma in realtà il consiglio comunale è un organo che ratifica le decisioni, non sempre vengono portate, però le decisioni della giunta. E qui il vero nodo, diciamo, circa la trasparenza è proprio la giunta, le delibere di giunta comunale. Ciò che avviene in una camera chiusa. Invece andare a porre, a mettere i riflettori nella giunta regionale, nella giunta comunale, è importantissimo, perché là i cittadini vengono a conoscenza dei fatti e dei misfatti della città. E quindi anche questo è un atto di coraggio, quello di portare la diretta streaming, perché questo impedisce a tutti gli assessori di essere portatori di interessi personali. Cosa che non nascondo è accaduto sempre, insomma, nella politica locale, ma in tutti gli ambiti politici. È entrato già in ambito programma, lei sta sostenendo poche chiacchiere, e quindi quali sono i fatti, sì, del dottor Mino Cannito? Poche chiacchiere, anche per far capire un pochino in sintesi il mio modo di essere, che sono piuttosto pragmatico e operativo. Il lavoro è la cosa più importante, perché senza lavoro non si va da nessuna parte, sul lavoro c'è tanto da discutere, ma ho sposato alcune tesi, per esempio della CGL, che ritengo interessanti. L'innovazione tecnologica, che è anche uno strumento di partecipazione democratica, che rende compiuta la democrazia, e là siamo molto in ritardo, soprattutto le nuove generazioni, bisogna stare attenti alle nuove generazioni che non rimangano indietro, perché se si attua il cosiddetto divario digitale creeremo nuove esclusioni sociali. E infatti parlava di wifi in tutta la città. Wifi in tutta la città, cosa che sì, l'attuale commissario ha già approvato, però è un progetto ambizioso e strategicamente importante, perché mette in relazione l'amministrazione comunale con i cittadini e i cittadini con l'amministrazione comunale. Quindi la cosiddetta politica 2.0, dove c'è una correlazione diretta. Tra l'altro un servizio che viene offerto a tutta la comunità. A tutta la comunità, e che renderà facile i rapporti all'interno della stessa comunità. Non si può più, non si può pensare che una città non sia cablata al punto tale da avere wifi su tutta la zona, su tutta l'intera zona, cittadini. È inevitabile una cosa del genere, e noi siamo molto in ritardo. Dicevo poi la maggiore attenzione alla fragilità sociale. Esiste grandi sacchi di fragilità sociale, parlo degli anziani, parlo dei giovani, parlo degli ammalati, parlo delle persone che non hanno un lavoro. E poi c'è il grande tema ambientale. E ormai è mutata la sensibilità dei cittadini sulle tematiche ambientali. Con l'ambiente bisogna fare i conti, e l'ambiente parte soprattutto dall'urbanistica, da una nuova concezione dell'urbanistica. Intanto consumo del territorio zero, basta consumare il territorio, la città già data. Se si vuole operare in termini edificatori si deve far riferimento alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana. Ci sono grandi zone della città che meritano di essere riqualificate e rigenerate sotto l'aspetto ambientale. Tra l'altro andare a consumare altri territori significa fare periferie delle periferie, e questo non ce lo possiamo permettere, perché le periferie escludono i cittadini dalla vita sociale.
le periferie sono dannate e quindi bisogna stare attenti a evitare ulteriori periferie. Partendo dall'urbanistica, poi ci sono i temi della mobilità urbana, i temi dell'aria che respiriamo, i temi dell'aria marina, i temi dell'inquinamento ambientale, dell'inquinamento marino. Quindi sono temi che sono tutti quanti stati discussi nelle cosiddette smart city, nelle cosiddette città intelligenti, che sono una realtà in tutto il mondo, e per i quali la Comunità Europea mette a disposizione, attraverso progetti, finanziamenti finalizzati ad una migliore qualità della vita. Ecco, lei tra l'altro proprio in ottica ambientale ha incontrato i dipendenti della TIMAC di Barletta. Che cosa è emerso da questi incontri? Intanto i dipendenti bisogna garantire il lavoro. Lavoro e salute. Lavoro e salute sono due binomi inscindibili, però il lavoro va salvaguardato. In questo contesto non ci possiamo, di crisi generalizzata, non ci si può permettere di perdere un solo posto di lavoro, per cui però nel contempo va salvaguardato l'ambiente, e il direttore della TIMAC insieme ai suoi operai, che fanno una bella squadra, devo dire, mi ha garantito che loro sono rispettosi e lo saranno sempre di più, rispettosi dell'ambiente, perché rispettare l'ambiente significa salvaguardare il loro posto di lavoro. E io sono sicuro di aver avuto la parola d'onore di uomini e di professionisti che sono impegnati in questa azione quotidiana di salvaguardia dell'ambiente. Vediamo brevissimamente con la sua compagine politica, lista candidato sindaco. Partito Socialista, e poi ci sta una terza lista. Della quale non dico il nome, forse ce ne sarà una quarta. Ok, perfetto, va bene così, dottore, grazie e in bocca al lupo al dottor Mino Cannito, candidato sindaco per la città di Barletta. Grazie a voi. Grazie ai nostri amici da casa, appuntamento al prossimo numero del Palco Elettorale.